Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Rebecca, la donna del pozzo, la sposa procurata da Dio. Il racconto di Genesi 24 ci descrive la ricerca di una sposa per Isacco, il figlio della promessa, nato dal matrimonio di Abramo e Sara in tarda età e nonostante la sterilità di lei. Abramo vuole per Isacco una sposa che venga dalla sua gente e non una figlia dei popoli idolatri che abitano la terra di Canaan, con i quali Dio ha vietato ogni unione. Per questo, dopo la morte della moglie Sara, l'anziano patriarca decide di inviare uno dei suoi servi nella terra dei due fiumi, laddove aveva avuto origine il suo viaggio verso la terra promessa. L'obiettivo è trovare per Isacco una sposa gradita a Dio. Il servo presta giuramento e parte. Giunto a destinazione sul far della sera, all'ora in cui le donne escono per attingere acqua, si ferma presso un pozzo, dove gli sarà più facile incontrare fanciulle in età da marito. Il pozzo è nella Bibbia il luogo degli incontri d'amore. Qui il servo di Abramo prega a Dio di fargli riconoscere la sposa destinata ad Isacco. Non sta cercando dunque una donna qualsiasi, ma la donna scelta e pensata da Dio per il vincolo santo del matrimonio. Una donna nella quale insieme ad Isacco si incarni ancora e si ripeta la promessa. Ed ecco giunge Rebecca, discendente di Nacor, fratello di Abramo. La giovinetta, nota il testo, è molto bella di aspetto. Ed è anche gentile d'animo, infatti offre da bere all'uomo assetato e ai suoi cammelli. Il simbolismo del testo è chiaro. L'acqua rappresenta la vita che non muore e che si rinnoverà per Isacco nella benedizione di una discendenza pura e santa. Il servo capisce quindi di aver trovato la donna che cercava, la sposa procurata da Dio. Si fa condurre in casa di lei presso i parenti di Abramo e conclude il matrimonio con la famiglia, così da poter portare con sé sui suoi cammelli la ragazza accompagnata dalla nutrice Deborah e dalle sue ancelle. Isacco e Rebecca si incontreranno per la prima volta nella terra promessa alla sorgente di Lachaïroi, nel deserto del Negev, un luogo biblico che è teatro di altri eventi legati al tema della maternità e che è connotato dalla presenza benedicente di Dio. Si tratta ancora una volta di un pozzo. Il simbolo dell'amore biblico accompagna la storia di Isacco e di Rebecca. Come il servo nella terra dei due fiumi, anche Isacco riconosce la sua sposa presso un pozzo e tra le tante donne che la accompagnano la individua immediatamente. Lì, alla Lachaïroi, il luogo consacrato al Dio vivente che vede ogni cosa, sotto lo sguardo amorevole di Dio che li ha fatti incontrare, i due si scorgono da lontano e si riconoscono. Lui resta folgorato, lei si copre pudicamente il volto. In brevi gesti si delineano i caratteri tipici della coppia uomo-donna secondo la sensibilità biblica. La bellezza e la grazia, decantate dai salmi e riconosciute dall'uomo al primo sguardo come nei giorni della creazione, la modestia e il silenzio carico di ascolto, lodati nei proverbi e nei libri sapienziali, la reciprocità di una relazione scelta e procurata da Dio.